Nella realtà della Matrix c'è solo una legge, sempre al lavoro. Questa legge è nascosta per controllarti. Tragedy Knope presenta uno storico seminario sulla libertà cognitiva di Mark Passio, una vita di saggezza, per comprendere una legge, la legge naturale, la vera legge dell'attrazione. Ha inizio la nostra nuova lezione. Grazie a ognuno di voi per essere qui ora e vi auguriamo un buon ascolto e una buona visione. Vediamo la parte negativa dell'espressione interna della legge naturale, che è la confusione. La confusione è il risultato di quando siamo nell'ignoranza. Quella è la dinamica emotiva, il sentimento che viene provato all'interno dell'individuo. Questa è la mancanza di comprensione. La confusione si ha solo in mancanza di comprensione, quando non abbiamo assimilato la conoscenza, perché siamo impauriti, abbiamo paura, si ha il risultato l'ignoranza e poi interiormente si verifica la confusione. Quindi guardate, vi ricordate, questa è l'essenza, queste sono le fondamenta, questo è il primo stadio, quel primo blocco che abbiamo chiamato conoscenza o mancanza della stessa. Questo è il secondo blocco che abbiamo chiamato comprensione o mancanza della stessa. Questa è vera comprensione, quando la verità è stata assimilata e accettata. E questa è la mancanza di comprensione. Ora, in questo stato di mancanza di comprensione, siamo confusi. Quindi non c'è nessun governo interno. Dentro di noi è anarchia, cioè l'assenza di un governante, di un regolatore, non l'assenza di regole, di cui parlerò più tardi. Anarchia significa che non c'è un governante, un padrone. Perciò, se non c'è nessun padrone interiormente, abbiamo un grave problema, perché significa che non c'è nessuna padronanza di sé, nessun autocontrollo, nessuna autodisciplina, in definitiva non c'è amore verso se stessi. E ciò porta alla comprensione che noi non possediamo veramente noi stessi. Risulta nell'assenza della proprietà di se stessi, che è ciò che stiamo vivendo come specie. Delle persone credono di possedere altre persone. Questo è ciò che ho trovato come immagine che rappresenta la confusione. Uno che non conosce se stesso, non conosce se stesso, è completamente aggrappato all'identità dell'ego. La loro mente è completamente identificata nella credenza di essere la loro professione. Io credo di essere un uomo d'affari, credo di essere un banchiere, un avvocato, un dottore. E questa è la mia identità. E se qualcosa va storto, se ne va anche lei. Perderò ciò che sono. Questo aspetto negativo dell'espressione interna della legge naturale è la confusione. È ciò che chiamiamo anarchia interna, ovvero nessun governante dentro di noi. La confusione è lo stato mentale in cui l'essere è dominato dalla paura e dall'ignoranza. La confusione può essere vista come opposizione interna, opposizione all'interno della propria consapevolezza. In altre parole, essere diviso all'interno, in modo tale che i propri pensieri, emozioni e azioni siano in perenne contraddizione tra loro. Pensieri, emozioni e azioni non sono allineati, ciò che pensiamo non è quello che veramente proviamo e non è poi il modo in cui agiamo. C'è una totale contraddizione e separazione, non c'è unità tra questi aspetti della consapevolezza. Questa è la confusione. La quarta espressione della legge naturale è ciò che avviene esternamente. Nel macrocosmo, nella società, quando ci sono un po' di persone che si trovano in questa dinamica, nella propria consapevolezza, o un gruppo di persone che sono quest'altra dinamica nella propria consapevolezza, ne risulterà una condizione nella società in generale. Perché la società in generale è composta dalle qualità dell'insieme degli individui che la compongono. Quindi, se è presente l'amore e la conoscenza è stata acquisita ed è stata compresa e abbiamo compreso che siamo sovrani ed esprimiamo la proprietà e la padronanza di noi stessi, che condizioni si manifesterà nella società? La libertà, proprio così. La libertà può solo manifestarsi quando sono in atto queste precedenti condizioni, non può magicamente manifestarsi in nessun altro modo. Se diciamo di voler essere liberi, questo è il sentiero che dobbiamo percorrere. Consapevolezza, accettazione della verità e la comprensione della nostra sovranità attraverso la padronanza di noi stessi. Non può avvenire in nessun altro modo, non è possibile.
Questa è l'immagine che ho scelto per la libertà, presa in realtà dalla copertina di forse uno dei migliori libri che siano stati mai scritti, Da mani umane. E io ho letto un bel po' di libri nella mia vita e per me dire così è un grande complimento. Penso di essere un buon giudice riguardo libri che possono insegnare della buona saggezza alla gente. E ve lo dico, dovete leggere il libro The Hand of All Evil di Jeremy Locke, se non l'avete già fatto. Questa è l'immagine di copertina del libro. Molto raro da trovare online. Se non trovate una copia fisica ad un buon prezzo, accaparratevela. E datela ad altre persone o vendetela ad altre persone. Avevo una copia fisica di questo libro, l'ho prestato ed è sparito. Ho dimenticato chi l'avevo prestato, succede. Ma questo è un libro raro. Credo abbiano solamente stampato qualche migliaio di copie e non è mai andato in ristampa. Una sola stampa e via, e non l'hanno mai ristampato. Ora lo trovate per 150-200 dollari in alcuni posti. L'ho finalmente ritrovato da qualche fonte straniera su internet per tipo 20-25 dollari e gli sono saltato addosso e finalmente ne ho una nuova copia fisica. Uno dei libri assieme a quelli di Larkin Rose, la più pericolosa superstizione. Se anche mi dicessero distruggi ogni altro libro sulla Terra, lascerei questi due. Sono così importanti. Questa è l'immagine di copertina di questo libro, le catene che vengono rotte, che stavano tenendo la terra prigioniera. Credo sia una grande immagine per rappresentare ciò che sta avvenendo, che non si tratta della mia libertà, si tratta della nostra libertà, si tratta della libertà per tutti gli esseri. Indovinate un po', quando dico nostra in relazione alla terra, non significa solo per gli esseri umani. Significa per tutti gli esseri, incluso il regno animale. L'aspetto positivo dell'espressione esterna è la libertà, o quella che chiamo anarchia esterna, ovvero che esternamente non ci sono governanti, non c'è nessuna condizione di padroni e schiavi. E ciò che significa veramente anarchia, l'assenza di schiavitù. Questo è ciò che significa realmente la vera libertà per tutti. Dovrebbe essere l'obiettivo dello sviluppo spirituale. Una tale condizione può solo manifestarsi a risultato dell'ottemperanza da parte della società umana della legge naturale. Può solo manifestarsi, non solo potrà manifestarsi, ma l'unico modo in cui sarà possibile che si manifesti è se comprenderemo e rispetteremo la legge naturale. Quindi questa è l'espressione esterna positiva, ciò che succede nella società. Ora c'è anche un'espressione esterna negativa, potete chiamarla in vari modi. Potete chiamarla totalitarismo, potete chiamarla schiavitù. Io la chiamo semplicemente controllo, controllo imposto dall'esterno. Non significa autocontrollo, significa letteralmente che qualcuno al di fuori di te stesso sta provando a controllarti e a possederti. Quindi sì, un altro modo di chiamarla sarebbe schiavitù. Perché il controllo porta alla schiavitù. Il controllo è quella che chiamo monarchia esterna, ovvero un governante esterno che crede che tu sia su sua proprietà e debba continuare ad esserlo, come suo suddito o schiavo. E ciò si manifesta in cose come lo stato di polizia in arrivo, che io non direi che è in arrivo, direi che c'è sempre stato, io dico che ci stiamo dentro, non è qualcosa che avverrà nel futuro, è qualcosa che sta accadendo nel presente. Alcuni ne parlano come di qualcosa che stanno tentando di evitare che succeda. Cosa fa pensare alla gente che non stia accadendo? L'aspetto negativo dell'espressione esterna della legge naturale è il controllo, o quella che chiamo monarchia esterna, un governante esterno, la concentrazione di potere illusorio nelle mani di istituzioni come lo Stato. Il controllo è il sentiero verso tutte le forme di male e distruzione. Risulta quando una società vive in diretta opposizione alla legge naturale. La quinta e ultima espressione della legge naturale di come opera nelle nostre vite è quella che chiamo la manifestazione o risultato che creiamo. Qui ci sono le fondamenta per quel piccolo edificio in quattro parti. Qui c'è il primo blocco, conoscenza o mancanza di essa. Qui c'è il secondo blocco, comprensione o mancanza di essa. Qui c'è il terzo blocco, saggezza o mancanza della stessa.
che è il motivo per cui siamo in una società completamente basata sul controllo, perché siamo sommersi dalla conoscenza, ma ci manca la saggezza. O ne abbiamo molto, molto poca. Di certo non ce n'è abbastanza in giro. Quella è la fase dell'azione o la fase della saggezza. Ciò che succede all'esterno. Questo è quel blocco che stava in cima, vi ricordate? Il blocco blu in fondo, poi il rosso, il verde e poi il bianco in cima. Quella era la manifestazione, il risultato che creiamo. Vi ricordate quella domandina che ho messo in cima a quel blocco bianco? Chi mi sa dire cos'era? La manifestazione, no. La manifestazione era l'ordine o il caos. Cosa creiamo in definitiva? Quindi la manifestazione positiva è l'ordine, o ciò che noi chiameremmo tutte le cose che diciamo di volere, cioè la moralità manifesta. Tutto che va bene, non creare caos o sofferenze autoinflitte, vale a dire ottenere ciò che diciamo di voler ottenere. E ci sono dei requisiti per quello, ed eccoli qui. Eccovi i requisiti. Dovete trovarvi in questa vibrazione energetica della consapevolezza. Dovete accettare la verità e sviluppare conoscenza. Dovete avere la comprensione che siete esseri sovrani e dovete lavorare per la manifestazione della vera libertà. Allora avrete tutte le cose che dite di volere, moralità manifesta e ordine nella vostra vita. Ed è l'unica strada per ottenerle. Ve lo dico, è l'unica strada per ottenerle. Dichiarazione assoluta. La mente umana ha grosse difficoltà con le dichiarazioni assolute. Con tutte, sempre, senza eccezioni, l'ego non vuole sentirle. Ancora la più grande paura dell'umanità è che la verità sia assoluta. E io direi che una paura ancora più grande che ha è che la verità sia singolare. Che non ci siano cose come la mia verità, la tua verità, la sua verità, la loro verità, c'è solo la verità, sia che abbiamo allineato le nostre percezioni con essa oppure no. Quella è la più grande paura dell'umanità. Quindi così è come io vedo l'ordine. Ci sono esseri che sono proprio pieni di luce e lavorano per un mondo basato sulla libertà, sulla cooperazione, sulla conoscenza, sulla sovranità, nessun controllo. È ciò che ho chiamato in alcune precedenti presentazioni anarchia spirituale cooperativa, che è la condizione naturale dell'umanità, la condizione naturale ovvero spirituale della specie umana, alla quale è stato impedito di manifestarsi tramite controllo mentale, indottrinamento, metodi basati sulla paura, sul trauma. Quindi quello è ciò che io chiamo ordine, la manifestazione positiva, la moralità manifesta, rappresenta tutto ciò che diciamo di volere e risulta solo quando c'è un equilibrio o giustizia. La giustizia giunge solo se si rispetta la legge naturale, può essere presente solo quando la verità viene accettata nelle nostre vite e il nostro comportamento è stato riportato in armonia con la legge naturale. Non può manifestarsi in nessun altro modo. Questa è la manifestazione positiva, la manifestazione negativa è l'opposto dell'ordine, il caos. Il caos è il male manifesto. Lo rappresento come completa non considerazione verso gli altri. Me per primo, al diavolo tutti gli altri, ok? Non preoccupandosi se altri vengono danneggiati, non preoccupatevi della libertà di nessun altro, non preoccupiamoci dei diritti di qualcun altro, se vengono calpestati, non mi importa, fatemi avere i miei, l'autopreservazione è la legge più alta. Tutto ciò che conta è la sopravvivenza, anche se dovessi calpestare qualcun altro. Sì, è un animale, esatto, signore, è proprio così. Quello non è un essere umano, è un animale. È come si comportano gli animali nel mondo animale. E di nuovo la legge naturale non funziona per gli animali nel modo in cui funziona per gli esseri umani, perché non hanno lo stesso tipo di consapevolezza che ha un essere umano. Quindi non cominciamo a dire che è l'ordine naturale, no, non lo è, è l'esatto opposto dell'ordine naturale. L'ordine naturale è semplicemente quello, ordine, è nella parola, è nella frase, ordine naturale. Ciò che la gente descrive come ordine naturale, tramite questo concetto completamente senza senso, chiamato darwinismo sociale, è in realtà, come l'ho chiamato prima, caos psicopatico.
e analizzate quella parola psicopatologia, significa malattia della mente. La psicopatia è malattia mentale. Psiche in greco significa mente e pathos significa malattia. Gli psicopatici sono malati mentali e non creano niente che somiglia all'ordine. Tutto ciò che possono creare è il caos. Per questo vogliono che noi imitiamo la loro mentalità, perché sono determinati a far manifestare inferno e distruzione e devono avere la nostra complicità e la nostra cooperazione per far accadere quella dinamica. La nostra energia deve essere data a loro tramite la nostra mentalità, fatta essere come la loro, altrimenti la loro visione del mondo non può arrivare a manifestarsi, che è fatta di caos e disordine. La manifestazione negativa, caos o male manifesto, è l'esatto opposto di ciò che diciamo di volere. Il caos risulta quando ci sono squilibrio e ingiustizia, che si hanno ogni volta che c'è ignoranza nella verità e comportamenti che sono in diretta opposizione alla legge naturale. Quindi questo è il nostro grafico. E un'ultima cosa che vorrei dire è che le manifestazioni o le espressioni della legge naturale, le chiamerei, sono unilaterali, non si attraversano a vicenda. Non esiste una cosa come, beh, ho acquisito conoscenza e ho accettato la verità. Ma ora sono in uno stato di confusione. Non funziona così. Non puoi arrivare dall'ignoranza alla sovranità, alla comprensione che sei sovrano. Non puoi attraversare l'aria di questo grafico. Una volta che sei qui, non puoi solo andare qui. Per arrivare lì, devi partire da qui. Per arrivare là, devi partire da qui, qui e qui. Ok? Non arrivi lì da niente in questa colonna. E non arrivi qui da niente in quest'altra colonna. Per favore, tenetelo a mente. Queste espressioni sono unilaterali e non possono neanche essere saltate. Buona domanda. Devono procedere in ordine e lungo la stessa colonna. Quindi potete solo giungere all'ordine attraverso la libertà, tramite la comprensione che siamo sovrani, che arriva acquisendo la conoscenza della verità, che arriva trovandosi nella vibrazione energetica dell'amore e di più elevata consapevolezza, l'apertura alla verità. Ecco, stessa cosa qui, possiamo solo creare il caos quando la nostra società è piegata al controllo, perché siamo esseri confusi che non comprendono la sovranità e pensano che altri possono legittimamente possederci o governarci. E ciò deriva dall'ignoranza, o rifiuto della verità, che è basato sulla paura, può solo manifestarsi in questo modo. Altra dichiarazione assoluta, e non la ritirerò, perché non ha niente a che vedere con ciò che penso, provo, con la mia credenza. Così è come le leggi operano nella creazione, non è una credenza, non è una religione, non ha assolutamente niente a che fare, non l'ho creata io, sono arrivato a comprenderlo, cercando la verità. Ve lo dico, queste non sono le mie informazioni, non lo sono mai state, non lo saranno mai. Non c'è copyright su di esse, non le reclamo, sono verità eterne che sono sempre esistite ed esisteranno per sempre, che ci siano qui gli esseri umani o no. Prendetele o condividetele liberamente e largamente con chiunque sia capace di comprenderle, perché è l'unico modo in cui usciremo da questo casino. Queste sono le espressioni della legge naturale. Ora, quando dico vivere in armonia con la legge naturale o vivere in opposizione alla legge naturale, cosa voglio realmente dire? Beh, questo ha a che vedere con la conoscenza. Continueremo a tornare su questo tema. Non ci lascerà. E indovinate un po', ogni volta che insegno queste cose, ogni volta che la comunità New Age è nei paraggi o è presente, ogni tanto li incontri, insisteranno che lo puoi vedere, la conoscenza sta diventando una parolaccia per questa gente. Sapere, quando dici sapere, è quasi come se immediatamente provassero repulsione, una reazione negativa estrema ed è paura, per di più quando c'è controllo, perché
Gli sono state date in pasto queste velenose non verità, che non esiste veramente niente come la conoscenza e che essa non sia la strada per uscire da questa prigione. E va a braccetto con le tradizioni religiose, perché vogliono che esternalizzate il vostro potere, che esternalizzate tutto. E non vi sto dicendo di non avere un modello di comportamento. Ok, questa persona, Buddha, volete ricalcare il vostro comportamento sulla vita di Buddha? Va bene, ha vissuto una grande vita. Volete ricalcare il vostro comportamento sulla vita di Cristo? Come volete. E non entrerò oggi nel discorso della storicità dell'uomo Gesù, a prescindere da ciò che crediate in proposito. Comprendo, potrei scrivere libri sulla astroteologia, capisco che potrebbe non essere esistito nel modo in cui pensa la gente. E allora? Sì, Siddhartha Gautama è esistito come uomo o no? O se è un'allegoria? Chi se ne frega? Comprendete gli insegnamenti spirituali che stavano provando a trasmettere all'umanità? E poi applicateli nella vostra vita, vivete secondo quell'etica e quel codice e abbiate qualsiasi nozione religiosa vogliate. Quello che sto dicendo è ciò che questa religione chiamata Movimento New Age e ciò che molte di queste religioni organizzate, regionali, fanno è provare a togliere importanza alla conoscenza. Perché se non stai cercando la verità e provando ad acquisire conoscenza, queste informazioni rimarranno parte dell'occulto ed è così che il sistema di controllo resta al suo posto. Vogliono che esternalizziate il vostro potere in un dio o in un guru. Una volta che lo fai, stai accettando le tue catene. Stai dicendo: io non ho potere. Lasciate che vi dica qualcosa, gente. Io non sono privo di potere. Io sono pieno di potere. Perché? Perché possiedo la conoscenza di come le cose funzionano veramente. Nessuno può dirmi che sono proprietà di qualcun altro. E mi ci può far credere, perché ho la comprensione della mia sovranità. Se possono togliervi questo, facendovi sminuire l'importanza della conoscenza di sé, vi possiedono. È a questo punto che vi avranno. La conoscenza è la strada per uscire da tutto questo, conoscenza, comprensione, e poi convertirla in vera saggezza tramite le azioni. Non tramite credere in qualcosa, non accettando tutto, non aspettando che qualcuno scenda giù e ti salvi, sia che si tratti di Zoroastro o gli alieni da Zeta Reticuli o il comando Ashar o Gesù Cristo. Continuate ad aspettare il prossimo vostro salvatore esterno e aspetterete in catene per sempre. La conoscenza della verità è ciò che lo stesso personaggio di Cristo proclamò essere il sentiero verso la vera libertà. E anche se enfatizzaste il cristianesimo esoterico, ve lo dico. Quello è il nucleo di tutte le tradizioni misteriche. Finché non avrete ottenuto la luce, non dissiperete mai l'oscurità. E la luce è la conoscenza della verità. Ne è stata sempre il simbolo e la sua rappresentazione. La conoscenza è la risposta. E qui c'è la parte più grande della conoscenza, che comprende la legge naturale, che deve essere compresa. C'è una differenza. È una completa antitesi al 100%. Questi sono opposti diametrali che esistono in natura. Questi concetti, giusto e ingiusto, non esistono come costrutti della mente umana. Chiunque lo creda è completamente fuori strada. È coinvolto nel satanismo. Fatemelo dire proprio apertamente, in maniera completamente inequivocabile. Se credete che non ci sia alcuna vera differenza tra queste due cose e che non esistono in natura, state accettando il satanismo. È un sistema di credenze sataniche che proviene direttamente dall'occultismo oscuro. E potete dire quello che volete sul fatto che ci crediate o meno.
Io ero un prelato all'interno di questa religione. Se andaste da un rabbino ebreo, vi aspettereste che abbia qualche conoscenza della religione ebraica, no? Se andaste da un prete cattolico, vi aspettereste che conosca un po' il cattolicesimo e come si esprime nella tradizione cristiana, no? Se andaste da un islamico, come li chiamano? Vi aspettereste che questo praticante di questa religione, che è un prelato di questa religione, abbia qualche conoscenza dell'Islam. Beh, vi sto dicendo che ero un prelato nel satanismo. E vi sto dicendo che il concetto di relativismo morale è una credenza satanica, è ideologia satanica, è il secondo principio. Hanno quattro pilastri. I quattro pilastri del satanismo sono l'autopreservazione, è la massima aspirazione, e niente, le al di sopra. Il secondo principio è che non esiste una differenza oggettiva tra giusto e ingiusto. Giusto è ciò che va bene per me e ingiusto è ciò che va male per me. Io lo posso decidere in base alle mie preferenze, ai miei capricci. Il terzo principio è il darwinismo sociale, che è un'estensione della teoria macrobiologica darwiniana. Nel darwinismo sociale, un'oligarchia o una classe dirigente dirigono il gregge, perché sanno loro quello che è meglio ed è semplicemente loro diritto farlo, perché il loro intelletto li rende superiori. Il quarto pilastro è l'eugenetica. Dato che noi siamo in definitiva degli dèi e decidiamo cosa è reale e cosa non lo è, e diamo quella percezione anche al resto del gregge, possiamo decidere cosa è giusto e cosa è ingiusto. Beh, siamo i vostri dèi e pertanto possiamo decidere chi vive e chi muore. Questi sono i quattro pilastri del satanismo. E sapete quanta gente crede a queste scemenze? Un gran bel mucchio. Molte più di quelli nella classe prelata di questa religione. Perché stanno propagando questi principi dovunque nella società umana. Così tante persone sono sataniste e nemmeno sanno di esserlo. È un'ideologia infettiva, segreta. Vi racconterò un aneddoto personale molto velocemente e vi dirò di chi si tratta ora perché non mi importa più. La mia stessa nonna, ok? Rendiamolo personale e spero che lo veda. La mia stessa nonna, che credo a quei tempi fosse tra i 70 e gli 80 anni, penso sia ora sugli 85, non ci parlo più. Ho preso un foglio di carta che avevo stampato e ho messo un pezzo di nastro adesivo sopra il titolo del documento. E gli ho chiesto di leggerlo. Aveva quattro paragrafi e i paragrafi descrivevano i quattro principi del satanismo molto brevemente. L'autopreservazione, la legge più alta, eccetera, eccetera. Il relativismo morale, ciò in cui crediamo, il darwinismo sociale, ciò in cui crediamo, e crediamo nell'eugenetica. E lei mi ha detto: beh, sono d'accordo praticamente con tutto ciò che c'è scritto qui. E le ho chiesto: sì? E le ho detto: sì, è come la penso io. Non ci vedo niente di male, di sbagliato. Ha detto: ok, togli quel pezzo di carta che ho attaccato col nastro adesivo. Voglio farti vedere come si chiama il documento. E in cima c'è scritto: i fondamenti del satanismo moderno. Sapete qual è stata la sua risposta? Beh, allora penso che questo mi renda una satanista, non è vero? Non ero orripilata. Non ha detto: oh mio Dio, in cosa sto credendo? No. Beh, credo che questo mi renda un satanista, no? Come non fosse niente di importante. E sapete quanta gente ha questa mentalità? Centinaia di milioni, se non miliardi. E non capiscono nemmeno cosa sia, perché pensano che il satanismo sia qualcosa che non è. Non capiscono cosa sia l'ideologia del satanismo. Pensano che tu debba avere a che fare con gli orpelli del satanismo. Che tu debba vestire come se ci fosse qualcosa, come vestirsi come un satanista, o che tu debba avere certe cose sui muri di casa tua o del tuo garage se sei un satanista. Lasciate che vi dica una cosa: i satanisti sono i proprietari di banche, possiedono ospedali, possiedono scuole.
Di certo quell'università di là dalla strada, e molti aderiscono a questa religione, nei loro pensieri, emozioni e azioni, e non lo capiscono nemmeno, perché non capiscono nemmeno di cosa si tratti. Non capiscono nemmeno cosa sia l'ideologia, non ne conoscono i principi. Tornando a questo, se non sai che c'è una differenza oggettiva, ovvero una diversità in natura tra giusto e ingiusto, quello è un sistema di credenze satanico. Moralità non è destra contro sinistra, è giusto contro ingiusto. Questo paradigma destra-sinistra, la gente va a sinistra con i democratici o a destra con i repubblicani e non ha niente a che vedere con questo, è un falso paradigma. La cosa per cui tutto ciò funge da distrazione, per non farvela comprendere, è la differenza, la vera e oggettiva differenza tra giusto e ingiusto. E vedremo qual è. Perché può essere conosciuta, e la maggior parte della gente sarebbe scioccata e orripilata dal comprendere la vera differenza tra giusto e ingiusto, perché dovranno guardare dentro se stessi e ammettere che in molti modi stanno cooperando con l'ingiusto e che non ne conoscono veramente la differenza. Quando lo dici alle persone, ve lo dico, l'ho detto a qualcuno in un bar una volta, che è stato un grande errore anche provare a entrare in una discussione del genere in quell'ambiente. Ma a volte commetto errori stupidi come quello, pensando di parlare con un essere anche solo semi-conscio, quando invece stai parlando con una zucca vuota. Quindi le ho detto: capisci cos'è la vera moralità? È vero buon senso. Andremo a vedere quel termine buon senso e capiremo cosa significa realmente. E ciò che mi disse è stato. Perciò, se io pensassi che se giusto o ingiusto non fossero oggettivi, non avrei buon senso? E io ho detto: non è quello che io penso. Sto provando a spiegarti che ciò che vuol dire la definizione, non perché lo penso io. La definizione di buon senso è conoscere veramente la differenza tra giusto e ingiusto. E dicendo che tu non ti trovi completamente in quello stato di consapevolezza, non prendertela sul personale, perché miliardi di persone sulla Terra sono in quello stato. Non sei speciale, non è un attacco personale contro di te. E ho pensato che quella persona mi volesse lanciare addosso un bicchiere. Si è letteralmente così arrabbiata, perché stava associando il concetto di buon senso con il fatto di essere funzionale e poter svolgere le attività quotidiane della vita. E non è ciò di cui parlo con buon senso, ok? Avere buon senso riguardo ad essere in grado di prepararsi i pasti, lavarsi i vestiti e andare al lavoro, non è ciò di cui parlo come buon senso. Quella è la definizione da persona qualunque di buon senso. Parleremo di cos'è veramente il buon senso. Una profonda comprensione della moralità, che sono i principi riguardanti la distinzione tra il comportamento giusto e quello ingiusto. Risiede al cuore della legge naturale, questa ne è l'essenza, proprio qui. E questa è la differenza tra giusto e ingiusto, in poche parole, nel modo più semplice in cui ero in grado di descriverla. Ora noi usiamo i termini corretto o giusto per voler dire corretto e morale. Ok, quando fa 5 più 5 fa 10, giusto? Ovvero è corretto. È vero, è la risposta corretta, è giusto. E poi diciamo, era giusto rubare quei soldi a Jim? Ovvero, è stato un comportamento morale? Quindi perché dovremmo usare lo stesso termine? Come gli antichi romani usavano la stessa parola per libro e libero. Quelle due cose diverse erano rappresentate dalla stessa parola, libero. E c'è una ragione, leggere ti condurrà sul sentiero verso la vera libertà, se leggi i libri giusti. In inglese abbiamo parole diverse che indicano lo stesso concetto, ma il termine giusto significa due cose insieme, significa sia corretto sia morale. C'è un motivo, perché vogliono dire la stessa cosa, corretto è morale, corretto significa che è allineato a ciò che è vero.
significa letteralmente, per definizione, se è vero, allora è morale. Quanto più stai seguendo qualcosa che è falso, che non è basato sulla verità, tanto più ti stai addentrando sul sentiero dell'immoralità, dell'iniquità. Perciò dobbiamo conoscere ciò che è vero, riguardo il giusto e l'ingiusto. Se vorremmo essere in grado correttamente, con saggezza, di scegliere tra queste due modalità di comportamento. Giusto significa sia corretto, cioè basato sulla verità, sia morale, che significa che se un'azione viene intrapresa, essa è in armonia con la legge naturale. Le azioni basate su di essa non risultano in danno verso altri esseri senzienti. Questa è la definizione di giusto. Guardate com'è semplice quella definizione. E pensateci un attimo. Stiamo parlando di che cos'è un diritto, ovvero cosa tu hai diritto di fare. E cosa hai diritto di fare tu non è diverso da ciò che ho diritto di fare io. Ciò che sto dicendo è che ogni singolo essere umano su questo pianeta ha gli stessi identici diritti, nessuno ha più diritti di un altro essere. Nessuno ha meno diritti di un altro essere. Pensare che chiunque abbia più diritti o meno diritti dovunque sulla Terra, in ogni momento della storia, è una falsità, è una menzogna, è un inganno, è sbagliato, non è corretto, non è basato sulla verità. I diritti sono universali e sono esattamente gli stessi per ogni essere umano. Dichiarazione assoluta, assoluta verità. Lasciate che l'ego ci rifletta e fatevene una ragione. E ancora sarà molto dura per l'ego accettarlo e per molte persone. Lo sento, ne vogliono tirarmi contro un bicchiere. Quindi guardate ancora la definizione. Un diritto. Quindi quando date una definizione, questo è un nome. Un nome è una persona, un posto, una cosa nella lingua parlata. Stiamo parlando di un nome. Se andate a vedere la parola diritto, è un nome, cioè un diritto. Un diritto che abbiamo di mettere in atto qualcosa, di prendere, è un'azione. Dobbiamo cominciare una definizione con lo stesso tipo di parola. Stai definendo un nome, devi iniziarla con un nome. Un diritto è un'azione. La maggior parte delle persone non sarebbe neanche in grado di dirvi questo. Se gli chiedi puoi definirmi cos'è un diritto, non vi daranno questo nome. Un diritto è un'azione. Così l'ingiusto è un'azione, un diritto è un'azione che, se intrapresa, non causa danno ad altri esseri senzienti. Questa è la più semplice e facile definizione che chiunque può dare di cos'è un diritto. E vi garantisco che se andaste a parlare a quante persone voleste per la strada, io non ho mai fatto questa domanda e non ho mai avuto nessuno che abbia alzato la mano. O nemmeno mi abbia contattato dopo. Ho chiesto: andate fuori a chiedere a qualcuno di definirvi che cos'è un diritto. E nessuno è in grado di darvi la corretta definizione di cosa sia. Ora, se non sai qual è la definizione di cosa sia un diritto, di certo non sai se stai scegliendo accuratamente tra giusto o ingiusto, tra comportamento giusto o sbagliato. Non puoi, non è possibile. Pertanto, così tante persone credono che gli sia consentito e che possono compiere azioni senza conseguenze, che in realtà non sono in allineamento con la legge naturale, perché l'intraprendere tali azioni risulta in danno e non capiscono veramente. Quindi vediamo cos'è un torto, una cosa ingiusta. Andremo ad approfondire molto su cos'è l'ingiusto. Ci concentreremo su cosa sono i torti, perché nella realtà su cosa abbiamo basato questa definizione? Le azioni che non risultano in danno. È il negativo di un'altra definizione. Qual è il negativo di questa definizione? Potete solo realmente definire un diritto, sapendo cos'è un torto. Tecnicamente un diritto non può essere definito al di fuori del negativo. Un diritto può essere solo definito in modo apofatico, ovvero comprendere cos'è un torto e poi dichiarare che è qualcosa che ricade al di fuori dei parametri per commetterlo. E andremo a vedere quali sono quei parametri.
Quindi voglio concentrarmi sull'ingiusto per un momento. Sbagliato, ancora, se diciamo quanto fa 5 più 5, 9. Sbagliato, scorretto, ingiusto. Come vogliamo? Non è vero, scorretto, risposta scorretta, non è basato sulla verità. Usiamo il termine wrong per indicare sia scorretto che immorale. È immorale ciò che hai fatto a quella persona colpendola per nessuna ragione. Non avevi il diritto di farlo. Immorale significa in opposizione alla legge naturale, perché le azioni basate su quello risultano in danno ad altri esseri senzienti. Questa è la semplice definizione di ingiusto. Potremmo andare più a fondo nel definire cos'è ingiusto e vedere diversi tipi di ingiusto, che è ciò che farò tra un attimo. Questo è il concetto che è chiamato ricerca negativa. Concetto molto molto fondamentale da comprendere e lo dovete applicare questo concetto. Fondamentalmente si tratta di un processo di filtraggio. Questo è il processo centrale del trivio. È il togliere via le incongruenze e dire questo è incongruente, questo non è vero e metti quei comportamenti da parte e dici ecco i comportamenti che sono ingiusti, non comportarti così. È negativo, è un processo negativo, è un processo distruttivo. Stai togliendo da tutto ciò che è possibile, stai rimuovendo tramite un processo di pulizia tutto ciò che è in contraddizione con la verità. Si chiama apofasi, ricerca apofatica o negativa, che deve essere distinta dalla ricerca catafatica. Catafatico significa che stai ragionando in senso affermativo, positivo, e non stai cercando di ripulire tramite un processo di eliminazione per giungere alla verità. Quindi, catafasi o ricerca catafatica sarebbe l'equivalente del metodo induttivo, mentre la ricerca apofatica o apofasi sarebbe analoga al metodo deduttivo. I diritti sono compresi più facilmente quando sono considerati tramite ricerca apofatica o ciò che è noto come processo di apofasi. Questo procedimento ci aiuta a comprendere ciò che è realmente un diritto, comprendendo quali azioni non sono giuste, perché causano danno ad altri, sono causa di danno. Ecco cos'è l'apofasi, la ricerca apofatica. Sul serio, andatevela a vedere, comprendete che cos'è l'apofasi, perché fa parte del metodo del trivio. Viene dal nome greco apophasis, scritto lì, in caratteri greci, che viene dal verbo greco apophanai. Apo in greco significa via da o negazione di e phanai significa dire o parlare. Quindi quando le mettiamo insieme vogliono dire di no o non dire, o dire ciò che qualcosa non è. In altre parole, questa è l'apofasi. Stai dicendo questa cosa non è questo, è il suo opposto. Perciò è un metodo di ragionamento logico o ragionamento deduttivo, impiegato quando ti viene dato un margine limitato di possibilità per poter giungere alla conoscenza. Giungere alla conoscenza tramite l'esclusione di aspetti negativi conosciuti. Stai mettendo da parte le incongruenze logiche e dicendo questa cosa non è questo. Ciò è chiamato apofasi. Stai spiegando cos'è qualcosa, spiegando ciò che non è. Si chiama affermazione tramite negazione. Un altro termine con cui questo metodo di scoperta della verità è noto. Quindi ciò che useremo sarà l'apofasi. Faremo una ricerca apofatica riguardo il giusto e l'ingiusto. Quindi, cosa non è un diritto? Quali sono i metodi in cui le persone possono causare danno ad altre persone o animali? Modi di cui possiamo arrecare danno ad altri esseri senzienti? Faremo un elenco delle condizioni in cui viene violata la legge naturale. Se intraprendiamo queste azioni, stiamo violando la legge naturale perché l'azione è una causa che ha come effetto un danno verso un altro essere. Queste le chiamo semplicemente le infrazioni alla legge naturale, cioè atti morali o torti, che sono semplicemente azioni che una persona è in grado di intraprendere contro un altro essere. Tutto qui.
E naturalmente molti comprenderanno il primo. Qual è una delle cose più orribili che qualcuno può fare a un'altra persona? Ucciderla, assassinarla, prenderle la vita, assassinarla. E io distinguerei l'omicidio dall'uccidere. Perché in alcune occasioni, per difendersi, potrebbe essere necessario uccidere, ma l'omicidio è sempre immorale e ingiusto. Vedete, il quinto comandamento in ebraico, sapete cosa dice in ebraico? Non dice non uccidere. Il termine per omicidio in ebraico è tirzak. Il quinto comandamento in ebraico è lo tirzak, che significa non assassinare. Assassinare in ebraico è un termine completamente differente e ha una connotazione completamente diversa dal verbo uccidere, perché ciò che dice è non prendere una vita senza nessun diritto di prenderla. Ovvero tu hai dato inizio alla violenza ed è ciò che l'omicidio è. È l'atto iniziale del togliere la vita a qualcuno, quando non si ha alcun diritto di farlo. Ora, se qualcuno attenta a te o ai tuoi diritti, potrebbero esserci momenti in cui potresti dover intraprendere un'azione difensiva. E azione di forza, fino a includere la forza letale. Ne parleremo più avanti. Ma l'omicidio è la prima trasgressione della legge naturale. Se vogliamo addentrarci in uno sottoinsieme di infrazioni della legge naturale, potreste elencarli come torti completamente separati. Io li tengo nella stessa categoria. Aggressione significa che stai attaccando fisicamente senza averne diritto. Il benessere fisico di un altro. Potreste anche considerarlo tentato omicidio, perché l'aggressione è qualcosa che compi senza averne il diritto. Se uno aggredisce qualcun altro, non ne ha il diritto, non è mai stato così. Il diritto di commettere aggressione non esiste. Il diritto di commettere omicidio non esiste, in nessuna circostanza, mai, dichiarazione assoluta, il diritto di difendersi con la forza fisica esiste. E verosimilmente in alcune circostanze il diritto di uccidere esiste. Ma l'omicidio e l'aggressione non possono mai essere diritti, perché sono sempre compiuti in primo luogo senza il diritto di farlo. Si tratta di dare inizio ad un atto di violenza. Lo stupro è la seconda trasgressione della legge naturale. Stai esercitando coercizione sul libero arbitrio di un'altra persona, facendole consumare un rapporto sessuale con qualcuno con cui non vuole. È stupro ed è sempre ingiusto, dichiarazione assoluta. La terza trasgressione alla legge naturale è il furto, è impossessarsi di proprietà che non ti appartiene. Se uno ha acquisito una proprietà legittimamente senza aver danneggiato altri, quella è loro proprietà finché ne faranno uso, ne saranno responsabili e non hai semplicemente il diritto di prendere ciò che non ti appartiene. Nessuno ha il diritto di prendere il mio proiettore, il mio telecomando, il mio computer, come io non ho il diritto di prendere le videocamere di Richard. Sarebbe il furto della proprietà di qualcun altro, non è mia. Questo è il problema, non comprendiamo la proprietà. Come arriveremo a dire tutti i diritti sono diritti di proprietà? Ci arriveremo tra un momento. Quella è la terza trasgressione della legge naturale. La quarta è la violazione di domicilio. Ciò significa andare nel luogo che qualcuno sta usando per risiedervi, che possiede legittimamente e di cui è responsabile, senza il suo permesso o consenso, e state invadendo la sua privacy e il suo spazio, togliendole la sua sicurezza. Abbiamo il diritto di scegliere un posto come rifugio per noi. E se lo violiamo, commettiamo una violazione contro qualcun altro, in qualcosa che è di sua proprietà. La quinta e ultima trasgressione alla legge naturale è la coercizione. Si tratta di forzare qualcuno tramite la minaccia dell'uso della violenza a piegare la sua volontà alla tua, che lo voglia oppure no. Per fare qualcosa a qualcuno contro la sua volontà, obbligandolo. E anche quello non è un diritto. Ora, questo è un piccolo elenco, molto breve, no? Potremmo aggiungerne un'altra. Potremmo aggiungere mentire. Anche mentire è un torto. E io lo considererei un furto di verità, oltre a tenere delle verità che qualcuno ha bisogno di comprendere.
per prendere decisioni accurate e informate. Ma fondamentalmente questi cinque sono le trasgressioni omnicomprensive alla legge naturale. Sfido chiunque a nominare un torto che non faccia parte di una di queste categorie. Finora nessuno è mai stato in grado di farlo. Qualsiasi azione o torto a cui possiate pensare che non faccia parte di questi, o tare, lo categorizzerei come pura ignoranza, ma direi che forse lo potresti vedere così, perché è propagare il sistema di schiavitù indirettamente. Di certo non stai facendo niente per favorire la libertà degli altri. Non so se la categorizzerei come trasgressione alla legge naturale, perché è dare il consenso e sostenere il sistema. Ma tecnicamente non è quella che chiamerei un'azione. È più come dare il consenso. E sì, potresti dire che è un torto, credo, perché dare il consenso è dire tacitamente sì al controllo e in definitiva ha effetti negativi sulla libertà degli altri. Quindi forse, ma in generale ciò che direi è, se potete pensare a una vera azione che non ricade in questa categoria, fatemelo sapere, perché è una lista piuttosto esaustiva e ha solo 6 parole. E se vi dicessi che potrei restringerla, se vi dicessi che potrei sbarazzarmi di 5 di quelle parole e ridurlo a una, questi sono i torti, proviamo a ridurli, ok? Ogni azione dannosa che un essere umano è in grado di compiere è una forma di furto e molti lo sentiranno dire per la prima volta, non lo hanno mai sentito. Non c'è altra azione che potreste compiere per causare danno a un'altra persona, che non sia una forma di furto in qualche maniera. Sfido chiunque a trovare un'azione che non sia una forma di furto, un'azione che costituisce torto, che non sia una forma di furto. Non potrete farlo. Ho lanciato questa sfida sul mio podcast. Inviatemi un'email se lo sapete. Nessuno, solo una persona l'ha fatto e ha provato a dire mentire, ma in realtà è togliere la verità a qualcuno, rubare la verità. Sia che vogliate vederla come dissuadere qualcuno dal guardare la verità, con l'inganno o non dando le informazioni corrette, comunque gli state sottraendo la capacità di dare giudizi corretti, basandosi sulla disponibilità di informazioni, quindi una forma di furto. Qualche forma di proprietà, guardate quella parola, proprietà, proper, che significa giusto, viene sempre rubata quando viene commesso un torto. Tutti i diritti sono diritti di proprietà. Tutti i torti sono furti di proprietà. Ancora una volta sfido chiunque, è una sfida aperta. Se potete trovarmi un diritto che non sia un diritto di proprietà o un torto che non sia un furto di una qualche forma di proprietà, per favore fatemelo sapere. La vita è una forma di proprietà. Quindi prendere una vita che non ti apparteneva, l'omicidio, è rubare una proprietà che non era la tua. Perché quella era la sua vita, possessivo, è sua. E io non ho il diritto di prendermela senza nessun motivo. I diritti sono una forma di proprietà, ovvero azioni che potresti compiere perché è in armonia con la legge naturale e non causano danni ad altri. Io non ho il diritto di impedirti di compierle se non stai danneggiando nessun altro. Nessuno ha il diritto di impedirti di compiere un'azione. Puoi compiere ogni azione che non risulti in danno verso qualcun altro. I diritti sono una forma di proprietà. La libertà è una forma di proprietà. Nessuno ha il diritto di prendere la libertà di un altro e trattenerlo contro la sua volontà, solo perché non gli piace ciò che sta facendo, ma vuole che obbedisca ai suoi comandi. Vogliono far obbedire altri i propri comandi. Perciò, se veramente andiamo in dettaglio, vediamo i torti ancora una volta. L'omicidio non è forse quello prendere la vita di qualcun altro? L'aggressione è il furto del diritto di restare incolumi nel proprio corpo. Stai togliendo la salute se aggredisci. L'omeostasi del corpo di qualcuno è messa sotto attacco e quello è furto. Qualcuno che prende qualcosa che non gli appartiene. Lo stupro sottrae a qualcun altro il libero arbitrio di intrattenere rapporti sessuali con chi vuole. E pertanto quello è un furto di proprietà.
perché è la loro proprietà, il loro libero arbitrio. Il furto, lo dice la parola, stai prendendo dei beni fisici che non ti appartengono da qualcun altro. Rubare, la violazione di domicilio, stai togliendo la sicurezza a qualcuno nel suo rifugio, come abbiamo detto, senza diritto di farlo. Anche quella di sua proprietà, la coercizione. Cosa stai prendendo? Il libero arbitrio di qualcun altro, che non ti appartiene, è un dono del Creatore, che appartiene a ogni individuo. E se qualcuno sta costringendo altri dicendogli dovete fare così perché lo dico io, e se non lo fate vi farò del male in qualche modo, quello non è un diritto, un torto, ed è una forma di furto. Esatto, sicuro. Dovete comprare questo, immaginatevi. Ok, altri 5 minuti, poi ci prenderemo un po' di pausa. Bene. Perciò tutte queste cose sono forme di furto e sono tutte in definitiva un solo torto, sotto forme diverse. Sono tutte furto, ognuna di loro. C'è solo un unico torto. C'è solo un modo in cui qualcuno può fare un torto a qualcun altro, rubando tutto qui. Ogni forma di crimine è un furto ai danni di un altro essere, della sua proprietà. Un essere senziente o la sua proprietà devono venire danneggiate perché si sia verificata una violazione della legge naturale, un torto. Ogni azione che non ha causato tale danno è un diritto. Ecco la definizione apofatica di un diritto, tramite la comprensione di che cos'è un torto. E io ve lo dico, miliardi di persone, non milioni, non centinaia di milioni, miliardi di persone su questo pianeta non lo sanno, non saprebbero dirvelo, perché è tutto qui gente. Questo è il fulcro della legge naturale, cosa è giusto, cosa è ingiusto. Non riuscivo a dormire la notte scorsa e io non ho mai problemi di sonno, mai, mai. Vi dirò solo questo prima della pausa. Ero disteso sul letto la notte scorsa e non riuscivo a dormire perché tutto ciò a cui potevo pensare l'ho raccontato ad alcuni a pranzo. Ero lì a pensare solo a quanto assurdo e ridicolo che io debba anche solo menzionare delle cose così. Il fatto che questo non sia pura conoscenza di buon senso sulla terra è talmente abominevolmente ridicolo per me che tutto ciò che riuscivo a pensare era: come posso io andare a spiegarlo alla gente? È questo quello che io devo fare? Io proprio? Era quasi schizofrenico, in un certo modo. Perché mi stavo svegliando. Poi mi sono riaddormentato e risvegliato pensando dove sono, perché sono qui e che io sono la persona che sta facendo questo? Ed è talmente assurdo e ridicolo per me. Un teppista qualunque di Philadelphia Sud che acquisisce le conoscenze delle tradizioni misteriche e le insegna alla gente. Io. È la cosa più ridicola. Non lo posso neanche immaginare, ancora non posso. Non posso immaginarmi che sia necessario, che questa sia la posizione in cui si trova la nostra società. È così profondamente triste che non posso crederci. E a meno che non cominciamo a comprenderlo profondamente e a propagare questa conoscenza agli altri, le cose andranno sempre peggio e sempre peggio. E non ce n'è ragione, non ce n'è ragione di finire su quella strada. Vogliamo scegliere la via del massimo dolore perché non vogliamo rinunciare a dei pensieri da cui siamo dipendenti solo perché l'andamento è stato quello per tutto il tempo che possiamo ricordare. Andremo lungo la strada per la tomba e per l'abisso, piuttosto che ammettere che avevamo sbagliato e dire semplicemente devo rinunciare a questo modo negativo di pensare. Mi fermerò qui e dirò solo che la conclusione alla quale giunge questa sezione è che se qualcuno non ha subito un danno, non è stato commesso nessun torto, in altre parole, nessuna vittima, nessun crimine. Molti insistono, non deve esserci una vittima perché sia commesso un crimine?
Sapete quanta gente sta marcendo in una cella proprio ora mentre parliamo e che non ha mai fatto del male ad altri esseri viventi? Sapete quante decine di migliaia? E nessuno ha il diritto di imprigionarle, a meno che tu non abbia danneggiato qualcun altro. Nessuno ha il diritto di fermarti e di impedirti di continuare a compiere le azioni che stai compiendo. Ben ritrovati a tutti, abbiamo ultimato anche la sesta lezione e adesso passiamo direttamente alle slide che sono state tradotte. Qui abbiamo l'espressione della legge naturale, siamo arrivati alla confusione o anarchia interna, che è l'espressione negativa dell'espressione interna, cioè cosa succede dentro di noi. L'aspetto negativo dell'espressione interna è la confusione, o quella che chiamo anarchia interna, nessun governante dentro di sé. La confusione è lo stato mentale in cui un essere è governato da paura e ignoranza. La confusione può essere vista come opposizione interna o essere divisi all'interno, in modo tale che pensieri, emozioni e azioni siano in perpetua contraddizione tra loro. L'espressione esterna, cioè cosa succede nella società, è la libertà, ovvero l'anarchia esterna. L'aspetto positivo dell'espressione esterna è la libertà, o quella che chiamo anarchia esterna, nessun governante all'esterno. La vera libertà per tutti dovrebbe essere vista come l'obiettivo dello sviluppo spirituale. Una tale condizione può solo manifestarsi come conseguenza del rispetto della legge naturale da parte della società umana. La prossima espressione esterna, cosa succede nella società come aspetto negativo, è il controllo, ovvero la monarchia esterna. L'aspetto negativo dell'espressione esterna è il controllo, o ciò che chiamo monarchia esterna, un governante esterno. Il controllo è la strada verso ogni forma di male e distruzione. Si verifica quando una società vive in diretto contrasto con la legge naturale. Ora andiamo nella parte relativa alla manifestazione, ovvero il risultato che creiamo, che nella sua accezione positiva è l'ordine o bene manifesto. L'ordine rappresenta tutto ciò che diciamo di volere. L'ordine risulta solo quando sono presenti equilibrio e giustizia, che possono essere presenti solo quando la verità è stata compresa e il nostro comportamento è stato portato in armonia con le leggi naturali. In questa diapositiva vediamo che l'aspetto negativo della manifestazione, cioè del risultato che creiamo, è il caos, il male manifesto. Il caos è l'esatto opposto di ciò che diciamo di volere. Il caos si ha quando sono presenti squilibrio e ingiustizia, che si verificano ogni qualvolta siano presenti ignoranza della verità e comportamenti che sono in contrasto con la legge naturale. In questo grafico vediamo come le espressioni della legge naturale, le espressioni positive e quelle negative, non siano intercambiabili tra loro, non possano intrecciarsi. Ad esempio, dall'amore si potrà giungere all'ordine, ma non si potrà giungere al caos, al male manifesto. Mentre partendo da una condizione di paura, quindi di inconsapevolezza, non potremo mai arrivare alla libertà o all'ordine. Giusto contro ingiusto. Moralità. Non si tratta di destra contro sinistra, si tratta di giusto contro ingiusto. Una profonda comprensione della moralità, i principi concernenti la distinzione tra comportamento giusto e ingiusto, è al cuore della legge naturale. Il giusto è ciò che è corretto, cioè basato sulla verità. Ciò che è corretto è anche ciò che è morale, cioè in accordo con la legge naturale. Le azioni basate su di esso non risultano in danno verso altri esseri senzienti. L'ingiusto è ciò che è incorretto, quindi non basato sulla verità. Pertanto è immorale, ovvero in contrasto con la legge naturale. Azioni basate su di esso risulteranno in danno verso altri esseri senzienti. Allora, adesso vediamo questa slide relativa al conoscere i diritti. I diritti sono molto facilmente compresi quando vengono considerati in forma apofatica, negativa. Questo ci aiuta a capire cos'è veramente un diritto tramite la comprensione delle azioni che non
sono diritti perché causano danno ad altri. Apofasi, metodo apofatico, dal nome greco apophasis, dal verbo apophanai, che significa dire no. Un metodo di ragionamento logico impiegato quando viene dato un insieme limitato di possibilità per poter arrivare a una conoscenza tramite l'esclusione di negativi conosciuti. Descrivere ciò che qualcosa è spiegando ciò che non è. Affermazione tramite negazione. Violazione della legge naturale, azioni dannose, omicidio, aggressione, stupro, furto, intrusione, violazione di domicilio, coercizione, torti o anche azioni ingiuste. Violazione della legge naturale. Ogni azione dannosa che un essere umano è in grado di compiere è una forma di furto. Quando viene commesso un torto, viene sempre rubata qualche forma di proprietà. La vita è una forma di proprietà, i diritti sono una forma di proprietà, la libertà è una forma di proprietà. Torti, azioni ingiuste. E tutto questo, tutte queste azioni dannose si possono racchiudere in questa parola furto, perché abbia luogo una violazione della legge naturale o un torto, un essere vivente o la sua proprietà devono essere stati lesi. Qualsiasi azione che non causi tale danno è un diritto. Nessuna vittima, nessun crimine. Bene, abbiamo concluso la lettura di tutte le slide della lezione numero 6. Passiamo adesso allo spazio che dedichiamo così alle domande a Francesco, al nostro esperto. Io ho preparato una domanda che è un pochino stata così presa dalla slide che parla dell'ordine, no? O bene manifesto. Praticamente dice, ricordo questo passaggio così lo ascoltiamo ancora tutti, cioè dove dice l'ordine o bene manifesto risulta solo quando è presente equilibrio e giustizia, che possono essere presenti solo quando la verità è stata compresa e il nostro comportamento è stato portato in armonia con la legge naturale. Direi che c'è tanto, no? In questa slide ci sono proprio dei concetti molto, molto importanti. Vogliamo parlarne? Cioè questi solo, no? Cioè questo fatto di, diciamo che è stato un po' sottolineato l'aspetto determinista della legge naturale? Beh, direi di sì, perché quelle condizioni non possono, quelle condizioni che abbiamo che abbiamo visto nella domanda, come l'ordine e il bene manifesto, che è la manifestazione positiva di ciò che possiamo creare, è importante considerare che può essere solo il risultato di una situazione di equilibrio e nient'altro, perché da una situazione di squilibrio o, per esempio, da quando ci troviamo in uno stato di paura e quindi di inconsapevolezza, non potremo mai arrivare all'ordine e al bene manifesto nella nostra realtà. È un'impossibilità. Quella tabella che abbiamo mostrato riguardo le espressioni della legge naturale con le due frecce ci mostra come le espressioni positive e negative non siano intercambiabili, quindi non si intreccino. Partendo dalla polarità dell'amore, non potremo mai arrivare al caos, e partendo dalla polarità della paura non potremo mai arrivare all'ordine. Perfetto. Questi aspetti, no, si possono vivere come un'imposizione in maniera molto superficiale, direi io, oppure invece come una sicurezza, no, se vogliamo. Cioè ci danno una sicurezza, perché queste sono cose che chiaramente non vengono applicate così a... Non c'è un'imposizione arbitraria come quella della legge dell'uomo. È imposizione tra virgolette, perché è semplicemente ciò che è. Sono semplicemente dei meccanismi a cui o ci adeguiamo o non ci adeguiamo, con tutte le conseguenze poi del caso. Ed è una garanzia di equità, se vogliamo, nel senso che sono per tutti uguali. Cioè non ci sono sconti, non siamo noi che facciamo la differenza, no? Quindi... È proprio il comportamento quello che le determina. Quindi sì, noi chiaramente possiamo scegliere quale comportamento adottare, ma
le conseguenze che subiremo per tale comportamento, presto o tardi, saranno inevitabili. Inevitabili ed eque comunque, perché voglio dire, non è perché la stessa azione che faccio io o fai tu Francesco possono ricevere magari una sorta di reazione da parte delle leggi naturali diversa. Io direi che, tornando al discorso della differenza con le leggi dell'uomo, non importa a quale istituzione uno appartenga, se le sue azioni sono un torto, saranno sempre ingiuste e immorali e avranno sempre delle conseguenze negative, sia che si tratti di qualcuno appartenente alle istituzioni di governo, di controllo, sia che si tratti di altre. E proprio alla luce anche di quello che tu dici, passiamo a un'altra domanda che è sulla moralità. Questo ambito così ben spiegato e raccontato da Matt Passo nel suo seminario, che ce lo fa un pochino rivedere in maniera più chiara, no? Più, se vogliamo, anche più pulita, perché spesso invece no, il moralista, ci sono queste figure un po' particolari, fa la morale, quando in realtà la moralità, insomma, ha un contenuto altissimo, cioè voglio dire, ed è indispensabile per arrivare appunto ad avere quello che noi desideriamo, insomma, ecco. Vuoi parlarci di questo? Non so. Sì, perché è molto importante. Noi abbiamo c'è stata data una visione un po' distorta e senz'altro offuscata della moralità, di ciò che è la moralità qui nella nostra cultura occidentale. La cultura cristiana in particolare la associamo ai famosi peccati capitali che nient'altro sono che dei vizi. La moralità è un'altra cosa. Ciò che è morale, come abbiamo visto, è ciò che è giusto e ciò che è tuo diritto fare. Le azioni, delle azioni morali, sono azioni che non risultano in danno verso altri esseri senzienti o non sono lesive verso altri esseri senzienti. La moralità di cui spesso si parla con termini come moralismo, eccetera, che hai menzionato, si tratta di una critica a dei vizi, come per esempio andare, diciamo, a immischiarsi, ad esempio, in quello che le persone fanno nella propria camera da letto e cose simili, magari anche come si vestono, eccetera. Quindi è così che è stato un po' distorto anche sicuramente dalla religione. La religione ha avuto un ruolo fondamentale in questo, perlomeno nelle versioni istituzionali e corrotte, sicuramente. Nel confondere le idee sulla moralità, questo è molto importante da tenere a mente. Come diceva l'anarchico americano Lysander Spooner, che ha scritto anche un brevissimo libro al riguardo, i vizi non sono crimini, ed infatti è così. Infatti, anche perché in realtà il danneggiato è chi li esercita, non sono gli altri, no? Di solito i vizi. Se io fumo, mi danneggio io. Vabbè, posso anche danneggiare chi mi sta vicino di riflesso un po', però voglio dire, alla fine, no? In realtà invece quando le azioni sono chiaramente lesive per gli altri, ecco, li cambia, no? Sì, esatto, i vizi possono sicuramente essere azioni in qualche caso anche sconsigliabili o altamente sconsigliabili, ma non sono immorali. Immorale è quello che usare la violenza sugli altri, quindi violare i diritti altrui è immorale. È sempre togliere qualcosa, quindi fare questo furto, no? Esatto, sì. E io menzionerei qui anche quali sono i veri, forse, peccati capitali. L'omicidio, togliere la vita a qualcuno senza una giusta causa. L'aggressione, quindi attentare al benessere fisico di qualcuno. Lo stupro, attentare alla libera scelta di un individuo in ambito sessuale. Il furto, ovviamente, la sottrazione di ciò che non ci appartiene, proprietà che non ci appartiene. Poi l'intrusione o la violazione di domicilio, come anche chiamata nell'ambito della legge dell'uomo, che è una sottrazione del diritto a essere al sicuro e in tranquillità nel luogo che abbiamo scelto come propria dimora, e la coercizione, che è la sottrazione del nostro libero arbitrio tramite minaccia dell'uso di violenza contro di noi. E poi c'è anche l'inganno, o inganno doloso, che è una sottrazione del nostro diritto di conoscere la verità. Quindi ci viene sottratta verità, ovviamente per scopi immorali, per danneggiarci. Bene, sicuramente molto interessante questi argomenti, sono veramente
importanti. Spesso li ritroviamo, come dire, in contraddizione con quello che noi viviamo tutti i giorni, come dire, ancora immersi in questo sistema. Questo sistema sì. Si basa sì, su... senza dubbio, perché io farei anche notare il discorso del di nessuna vittima, nessun crimine. Quindi se non c'è stata una vittima, se qualcuno non è stato leso o danneggiato, qualcuno non ha subito violenza, non c'è stato crimine. È una cosa che Marc Passio dice e ha assolutamente ragione. Pensiamo a quante persone sono in questo momento immoralmente private della propria libertà per qualcosa che è stato arbitrariamente definito dallo Stato come ingiusto, quando in realtà non lo è affatto, perché molte delle persone che appunto sono incarcerate o che stanno subendo dei torti non hanno commesso alcun crimine, non hanno commesso nessuna azione immorale. Io chiuderei questo spazio facendo un'ulteriore riflessione, perché quando ascolterete queste lezioni, qualcuno di voi per forza sentirà che in fondo poi non è così male continuare in qualche modo a trovare un compromesso con questo sistema. Cercate di bloccare un po' questo pensiero e auspicare per tutti un cambiamento, cioè continuare a persistere a uno stato di schiavitù, pensando che insomma dai, no, non si sta poi così male, in fondo adesso vediamo, o intanto aspettiamo un salvatore magari da chissà dove, che arrivi da chissà dove per salvare tutti quanti nell'attesa. Ecco, questo forse proviamo a superarlo, insomma. Queste informazioni che stiamo dando attraverso questo seminario che Marc Passio sta diffondendo a livello planetario sono la chiave, quindi la soluzione c'è. Dobbiamo essere uniti, dobbiamo farlo in tanti e quindi cerchiamo veramente di superare questi blocchi interni, queste credenze che ci stanno veramente trattenendo in uno stato che non è umano, non è il nostro bene. Bene, chiudiamo la nostra sesta lezione. Grazie per la vostra attenzione e ci vediamo alla prossima. Grazie.